L'agricoltura italiana, ma soprattutto quella bresciana, ha attraversato un 2019 che ha messo a dura prova l'economia e la resilienza delle nostre aziende, colpite più volte da eventi meteorologici. Oltre agli eventi meteorologici ci sono queste nuove pine nel fianco, queste ondate dovute ai dazi degli accordi commerciali ratificati e non ratificati, che portano a grosse fluttuazioni di mercato. Il lavoro che è stato fatto nel convegno della fiera in occasione della fiera di Lonato è stato quello di fare il punto su questi nuovi strumenti che sono i fondi mutualistici. La cosa molto importante è la sinergia tra due regioni importanti come quella della Lombardia e come quella del Veneto, di Unione Agricoltori che non lavorano da soli ma in sinergia con la Confagricoltura di Verona, la Confagricoltura di Mantova, e quindi partire con un nuovo progetto innovativo per l'Italia. È una sfida nuova, una sfida importante, una sfida per la quale noi crediamo di essere pronti, sicuri e fiduciosi che tutte queste cose porteranno benefici per le nostre aziende agricole, per le nostre imprese, e le renderanno sempre più pronte ad affrontare le sfide e le incognite che il futuro ci riserva. Confagricoltura Brescia, con l'unione di Confagricoltura di Verona, con l'agricoltura di Mantova e soprattutto con il supporto tecnico dei consorzi di difesa, Agridifesa Italia e Codipa di Verona, ha posto in funzione questo nuovo strumento di garanzia del reddito per le nostre imprese agricole, che sono i fondi mutualistici. Quindi si è creato un fondo, il fondo che si chiama Gestifondo Impresa, che sarà sicuramente un'arma vincente per poter permettere alle nostre aziende, ai nostri imprenditori agricoli, di poter superare quelle che saranno le difficoltà del futuro, soprattutto per la garanzia del reddito nelle proprie imprese. Noi vogliamo far sì che l'agricoltura italiana sia sempre più forte. Per far questo abbiamo bisogno da una parte di più ricerca applicata all'agricoltura, perché la ricerca aiuta l'agricoltore a essere più produttivo e di rispondere agli effetti del cambiamento climatico. Laddove non arriva la ricerca, è evidente, dobbiamo trovare degli strumenti, in questo caso gli strumenti assicurativi sono un elemento fondamentale per tutelare il reddito degli agricoltori, e quindi i nostri territori hanno voluto lanciare questa iniziativa. Un'iniziativa importante, un'iniziativa che raccoglie quella che è la sfida da sempre di Confagricoltura: tutelare e rappresentare le imprese che producono. Se vogliamo credere ad un futuro agricolo, ad un protagonismo italiano nell'agricoltura mondiale, abbiamo bisogno di avere tutti gli strumenti a disposizione. Oggi il tema è un tema molto sentito, e quindi sta a noi ovviamente dare ai nostri agricoltori tutte quelle possibilità che possa consentir loro di essere sempre più produttivi e sempre più presenti sui mercati.